Avellino brutto e deludente che non va oltre l'1-1 qui allo stadio Guariglia di Agropoli contro la Gelbison. Rastelli sorprende tutti, schierando dal primo minuto D'Angelo, complice anche un infortunio nella rifinitura di ieri di Dall'Oglio, e in attacco c'è inaspettatamente dal primo minuto di Gaudio. I dubbi che si fanno vedere al quarto con un tiro di Casarini, ma poi al sedicesimo arriva subito il gol a freddo della squadra di casa grazie a De Sena, che sfrutta un doppio errore prima di Aia e poi di Moretti. L'Avellino tentenna ma non sbanda e trova il pareggio dopo 2 minuti, punizione di Matera, doppio colpo di testa prima di Trotta e poi di Aia, che è protagonista comunque di una partita fatta di luci ed ombre. E poi si fa vedere con Canutè, servito da Trotta con una bella giocata dalla destra, ma il portiere della Gelbison è attento. Arriviamo al 35esimo, quando ancora c'è un assist di Tito per la testa di Canutè, palla di pochissimo fuori. E risponde poi la Gelbison con una punizione, D'Angelo devia in angolo. Nel secondo tempo i ritmi sono decisamente più bassi, si fa vedere Canutè al nono con un tiro che finisce alto e poi De Sena sbaglia praticamente il tap-in vincente al volo servito da Graziani. Rastelli cambia, cerca di dare una scossa dentro Russo per Maisto e Trotta, dentro Russo per Trotta e Maisto per D'Angelo. Arriviamo al 69esimo quando Canutè serve di Gaudio, questa è la prima azione che vede protagonista l'ex calciatore del Parma, ma D'Agostino devia in angolo, ancora girandola di cambi che però non fruttano i risultati aspettati. Rizzo al posto di Ricciardi e Gambale al posto di Trotta. Al 76esimo si fa vedere anche Sané, graziato anche da Aia, ma la conclusione è debole. Poi allo scadere c'è la palla gol della Gelbison con Fornito. Pane, sempre preciso, puntuale, tempestivo, e salva ancora una volta la porta dei lupi. Allora, finisce 1-1, l'Avellino toppa la prima partita di questo 2023, una prestazione da rivedere, forse sia per le scelte di Rastelli che per la prestazione globale della squadra. E alla fine gli oltre 800 tifosi presenti qui allo stadio gridano D'Agostino, D'Agostino, dove sono i calciatori?